doveva fare. Io sono qui volentieri perché amo Gaeta, è il luogo dove i miei genitori vengono a passare la loro villeggiatura. Torno volentieri dopo l'ultima sfida che mi è stata fatta apertamente da chi adesso sostiene l'altro candidato sindaco, quindi sono qui e ringrazio la Polizia di Stato, ringrazio i Carabinieri, ringrazio la Digos che vegliano comunque sulla mia persona in tutti i posti dove vado in Italia, perché avendo portato avanti una legge difficile, una legge divisiva, comunque c'è ancora una pancia di quella un po' più retrograda del paese che pensa di dover punire chi in realtà ha solo portato l'uguaglianza e la felicità insieme a tanti parlamentari come Sesa e come altri che hanno sostenuto la legge. Non avrei accettato un invito qualsiasi, ho accettato di essere qui a Gaeta questa sera per sostenere Emiliano, per sostenere Roberta, per sostenere Michele, perché c'è bisogno che questa città, che questo territorio voltino pagina, c'è bisogno di uscire da questi meccanismi della vecchia politica, da questi meccanismi degli accordi, degli inciuci, di chi si sposta facilmente da destra a sinistra e non fa altro che favorire i nostri nemici. Guardate, in questo momento la politica italiana, se non parla chiaramente e se le persone non dicono da che parte stanno, la politica italiana in questo momento ha due grossi nemici che non sono etichettati in troppi partiti, ma in pochi partiti. La politica italiana ha come nemica l'incertezza che grava sulla vita delle persone, e all'incertezza gli italiani rispondono con la rabbia intercettata da quelli che alcuni chiamano i sovranisti, la Lega, la Meloni, noi li chiamiamo con il loro nome, i fascisti. Però c'è anche un altro pezzo del paese che è nemico della vera e della sana politica, che è, da una parte abbiamo detto la rabbia, dall'altra purtroppo la paura. Chi è che parla alla paura? Chi è che parla a tutto ciò che non ci fa stare tranquilli? Grillo, un altro pezzo di nemico della sana politica, quel populismo, quella voglia di parlare alla pancia e di far uscire il peggio del peggio. Allora io sono qui per dirvi che Gaeta può cambiare volto, può cambiare pagina, può tornare a parlare di temi di sinistra. E qual è il tema più importante di cui noi dobbiamo occuparci? La disuguaglianza. Molte delle nostre persone, molte delle nostre famiglie stanno piano piano scivolando verso la povertà, verso l'isolamento, chi è disoccupato, pensionati che non arrivano alla fine del mese, liberi professionisti che non lavorano più come prima. E allora noi dobbiamo mettere mano a queste diseguaglianze, ma per farlo dobbiamo sapere dove guardiamo. Molti dicono volentieri guardiamo al centro-sinistra, io scusatemi ma mi piace parlare chiaro, io voglio partire dalla sinistra, perché anche questa ipotesi di essere sempre un po' di qua un po' di là a me non piace. Guardate, noi abbiamo bisogno di cambiarlo questo paese. Ragioniamo su che cos'è la nostra Italia di questo momento. Questo è un paese, e lo dico io che ho fatto una legge su questo, è un paese comunque dove le nostre coppie di uomini e di donne, se si amano, per sposarsi ancora devono andare all'estero. È un paese nel quale i nostri ragazzi, ha detto bene prima Roberta, prima vanno a Roma per laurearsi o a Napoli, poi però per lavorare devono andare all'estero. Questo è un paese in cui ancora per alcune tecniche mediche, soprattutto di medicalmente assistite, di maternità, si va all'estero, le nostre ragazze vanno all'estero a fare l'eterologa, i nostri uomini vanno a fare la GPA in California. E fatemi concludere con un pensiero triste, ma vero, gli italiani vanno all'estero anche per morire, vanno in Svizzera per meritarsi di morire in modo sereno. Che paese è questo se noi non affermiamo tre valori fondanti del nostro stare insieme e della nostra politica? La libertà di fare della propria vita quello che uno ritiene, la libertà di poter scegliere di restare nella propria città perché governata da persone che hanno a cuore i propri interessi, i propri bisogni, perché li considerano quelli della comunità. Una comunità nel quale si afferma la democrazia. Ma chi è per voi lo Stato? Che faccia ha lo Stato per voi?
mica è Monica Cirinnà che viene ogni tanto, mica è Sesa Amici e voi siete fortunati, siete rappresentati in questa parte di territorio del Lazio da una persona che sta addirittura nel governo e vi rappresenta degnamente. Ma lo Stato per voi è il sindaco, sono i consiglieri comunali, la risposta più immediata ai vostri bisogni e alle vostre necessità sarà Emiliano Scinicariello se ci mettiamo d'impegno e non un sindaco colluso. E allora voi avete una grande responsabilità. Guardate, io ho fatto la consigliera comunale a Roma per 22 anni, sono una persona fortunata, io ho fatto la consigliera comunale con Rutelli, con Veltroni, quando Roma ha rialzato la testa dopo gli anni di Tangentopoli, quando noi abbiamo gestito i miliardi del Giubileo senza un indagato, senza un avviso di garanzia e fatemelo dire senza neanche un morto sui cantieri, 1800 cantieri senza un morto. Allora questo voi dovete fare e ve lo dico per la mia esperienza personale, dovete, ognuno di voi deve metterci la faccia per Roberta, per Michele, per Emiliano, dovete capire che queste sono le due settimane più importanti, la gente decide se andare a votare e quello è gravissimo non andare a votare e per chi votare negli ultimi giorni. E allora noi non siamo gente che fa le cene da 500 euro a persona, non siamo gente che si chiude dentro le stanze, noi siamo gente che facciamo la campagna elettorale porta a porta. Allora io vi chiedo, fate per Emiliano, per Michele e per Roberta quello che tanti romani hanno fatto per me, che sono stata eletta 5 volte e ora sono in Senato grazie alle parlamentarie. Ognuno di voi faccia un po' di passaparola, ma guardate, non basta il Facebook, non basta neanche WhatsApp, parlate con i vostri vicini di casa, con i vostri colleghi d'ufficio, con chi prendete il caffè la mattina al bar e soprattutto aprite la porta di casa vostra. Guardate, vale molto di più una cena, un aperitivo in cui voi potete invitare i vostri 10 amici del cuore a conoscere Emiliano, a conoscere Michele e Roberta e fare per la proprietà transitiva della stima che voi avete per loro una risorsa importante. Questa è la campagna elettorale vincente, quella in cui ognuno dice io credo in Emiliano, in Roberta e in Michele, siccome sei mio amico fidati di me e votali, perché ci dobbiamo riprendere questa amministrazione comunale, ma quel piccolo pezzo in più che gli altri non hanno, che è la proprietà transitiva della stima, dell'affetto, ma soprattutto dei valori, i nostri candidati ce l'hanno, dobbiamo dargli le gambe per farli camminare. In queste due settimane, se ognuno di voi trova 10 voti, festeggeremo insieme Emiliano sindaco e Michele e Roberta consiglieri comunali e voi avrete interlocutori veri. Lavorate, grazie.